Dove si vive meglio? Al top della classifica spiccano tre città del nord, in fondo specularmente tre del sud. E la fotografia che ci restituisce l'annuale graduatoria stilata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita, un'indagine arrivata alla sua 34esima edizione, mettendo insieme i parametri della ricchezza per abitanti, asili nido, livelli di istruzione, disparità di genere, si conclude che le differenze geografiche si traducono in diverse opportunità per chi vive in un territorio anziché in un altro. Allora ecco che al top della classifica si piazzano Udine, che conquista per la prima volta il vertice scalando 11 posizioni, Bologna, che era la città vincitrice nel 2022, Trento, trascinata sulla vetta soprattutto per ecosistema urbano e sportività. In fondo alla classifica, in 107ª posizione, Foggia, che continua a perdere punti, preceduta da Caltanissetta e da Napoli, che scende di 7 posizioni rispetto all'anno scorso. Conferma sostanziale per Aosta al quarto posto, seguita da Bergamo che scala 9 posizioni, Firenze che ne perde 3, mentre Modena ne guadagna ben 10. Milano rientra in questo gruppo delle prime 10 con la stessa posizione dell'anno scorso, 8ª. Le aree metropolitane di Roma e Torino non decollano, attestandosi a metà graduatoria. Invece c'è un'altra classifica dove perdiamo punti come intero paese, e quella sull'aspettativa di vita nei paesi OCSE. L'Italia nell'ultimo periodo perde posizioni, dal quarto scivola al nono posto, con una media di 82,7 anni di vita. Pesano soprattutto penuria di infermieri e mancanza di posti letto negli ospedali.